entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Prendiamo spunto per questa giornata, non soltanto per la messa, ma per tutta questa giornata, da queste poche parole, è fuori di sé. Ecco, queste parole furono dette di Gesù in senso negativo, in senso dispregiativo, come dire, è fuori di testa, non si rende conto di quello che sta facendo, ma senza saperlo queste persone, i suoi, dice il Vangelo, avevano detto una cosa verissima. Gesù era veramente fuori di sé, ma in senso positivo, molto positivo, perché l'amore fa uscire da se stesso. La parola estasi significa proprio uscire da se stessi, quindi l'amore non ci fa, ecco, rimanere in se stessi, l'amore fa sì che noi viviamo più che in noi stessi nella persona amata, nelle persone amate. Ecco allora che giustamente Gesù era fuori di sé. E sull'esempio di Gesù anche noi dobbiamo essere fuori, ecco, da noi stessi. Dobbiamo, ecco, fare questa estasi, ecco, andare in estasi, ecco, uscire da noi stessi. E ciò significa che dobbiamo amare, amare sempre di più. La santità consiste proprio nell'amore. Quanto più si ama, tanto più siamo perfetti, la perfezione è l'amore. E questo lo vediamo nel modo più perfetto possibile proprio in Gesù, che ha fatto tutto con amore e per amore. Ecco, si dice che anche il sacrificio di Gesù in croce col Padre Celeste non ha guardato tanto al sacrificio di Gesù in croce, ma ha guardato all'amore cui Gesù soffriva e moriva in croce. Quindi qualsiasi cosa, preghiere, buone opere, sacrifici, hanno valore nella misura dell'amore che ci mettiamo. Se ci mettiamo vanità spirituale, allora quella buona opera vale niente. Se ci mettiamo puro amore, allora vale tantissimo. Ecco, si dice ad esempio che guadagnava di più spiritualmente l'Immacolata dormendo che i santi e martiri con i loro atroci supplizi, oppure con qualsiasi azione molto piccola, come raccogliere uno spiglio da terra, se fatto veramente con grande, grande amore, vale più quel gesto, quel piccolo gesto, che magari un'opera eclatante, grandissima, ma fatta con poco amore e tanta vanità spirituale. La scrittura dice che l'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda invece al cuore, lo diceva riferito al giovane Davide. Ecco, ma questo vale anche per ciascuno di noi. Il Signore non guarda l'apparenza, ma guarda al cuore, guarda all'amore che noi ci mettiamo nel compiere anche le più piccole azioni quotidiane, come ad esempio preparare la colazione, rifare i letti. Ecco, l'umile vita di ogni giorno può diventare veramente una miniera preziosissima se facciamo tutto per amore di Dio. Quindi la santità consiste non nel fare miracoli, nel fare cose eclatanti, grandiose, ma nell'amare, nel compiere la volontà di Dio ogni giorno. Ecco, allora vediamo concretamente adesso com'è che possiamo anche noi uscire da noi stessi, come possiamo anche noi andare quindi in estasi, uscire da noi stessi e vivere per Dio e per le anime. Ecco, gli uomini d'affari dicono il tempo è denaro, noi invece dobbiamo dire il tempo è amore. E come gli uomini del mondo sono molto avveduti nel procurarsi la ricchezza materiale,
guardate gli uomini quando vanno in borsa così, che sono tutti sclerati, tutti che corrono agitati, ecco, non perdono neppure un secondo di tempo e lo fanno per un bene transitorio. Ecco, gli uomini del mondo sono avveduti nel procurarsi la ricchezza materiale. Noi dobbiamo essere invece molto abili nell'ottenere il grande tesoro dell'amore di Dio. Allora ci dobbiamo comportare come degli avari. Non dovremo più avere altro pensiero, altro desiderio, se non di ammassare un immenso patrimonio, ma d'amore. Quindi dinanzi a noi si erge una montagna d'oro. Tutto può trasformarsi in oro purissimo, dal letto che dobbiamo rifare alla mattina, alla colazione, al pranzo da preparare, tutto quello che dobbiamo fare. San Gerardo Magliella diceva: non ho altro tempo, non ho altra occasione per santificarmi, se la lascio sfuggire è perduta per sempre. Quindi abbiamo soltanto questo tempo nel quale viviamo su questa terra per procurarci l'immenso tesoro dell'amore di Dio. E allora vediamo concretamente come crescere nell'amore. Innanzitutto abbiamo i sacramenti, la confessione e la comunione, che sono due sorgenti inesauribili di amore. Ecco, non possiamo rimanere indifferenti a queste sorgenti d'amore. E Gesù si lamenta di essere poco apprezzato in questo sacramento di amore che è l'Eucaristia. Lui che è un torrente, che vuole straripare, vuole trovare cuori generosi, cuori che lo accolgano, invece, ecco, vediamo tanta indifferenza nei confronti dell'Eucaristia, anche da parte nostra. Dobbiamo dunque curare bene le comunioni frequenti e ricevute bene. Ecco, Gesù si lamentava con una santa che molti lo ricevono nella comunione, ma pochi sono quelli che lo accolgono veramente con il cuore. Quindi c'è una grande differenza tra ricevere magari freddamente, con indifferenza, e accogliere con tutto il cuore. Dobbiamo migliorare le nostre disposizioni, la nostra preparazione alla Santa Comunione. Ecco, la Chiesa raccomanda molto la preparazione e il ringraziamento. Tra le due cose direi più importante la preparazione, perché noi riusciremo a trattenere di questo torrente di grazia nella misura della nostra preparazione, della nostra capacità di accogliere. Gesù diceva Gesù a un'anima santa: fatti capacità e io mi farò torrente. Ecco, non so se era Santa Caterina da Siena, probabilmente. Ecco, dobbiamo farci capacità, e per farci capacità dobbiamo migliorare le nostre disposizioni nel fare la comunione, prepararci meglio, lasciamoci preparare dall'Immacolata. E poi curiamo i ringraziamenti. Il ringraziamento è il momento più bello della nostra giornata, della nostra vita. Gesù è tutto nostro, nel nostro cuore possiamo parlarci con tanta familiarità, possiamo ottenere tutto. Ecco, le grazie più grandi si ottengono sempre nel ringraziamento, durante il ringraziamento alla Santa Comunione. Ecco, Gesù è tutto nostro e la nostra preghiera si confonde in qualche modo con la preghiera che Lui rivolge incessantemente al Padre. Ecco, quindi curiamo questi ringraziamenti, non sciupiamo quel tempo prezioso, magari in chiacchiere e perdite di tempo, ecco. Poi abbiamo un altro, oltre alla confessione, la comunione. Ecco, riguardo la confessione, lasciamoci anche qui preparare dall'Immacolata. Diceva un servo di Dio, Silvano Giraud: non confessiamoci mai se prima non ci siamo fatti preparare, ecco, non ci siamo preparati con la Madonna, con l'Immacolata. Chiediamo fin dal giorno precedente, dalla sera precedente,
questa grazia di fare una santa confessione, che sia lei a guidare i nostri esami di coscienza e a donarci un profondo dolore dei nostri peccati. Poi abbiamo un altro mezzo per crescere nell'amore, quindi per uscire di testa, quindi per uscire fuori da noi stessi. Un mezzo sempre a nostra disposizione. La comunione e la confessione non sono sempre a nostra disposizione, in alcuni paesi vedono i sacerdoti ogni tanto, però c'è un mezzo che è sempre a nostra disposizione, un mezzo sottovalutato ma di efficacia straordinaria. Ecco, questo mezzo è la preghiera, quindi possiamo sempre pregare, ovunque ci troviamo, con il rosario possiamo sempre crescere nell'amore. E oltre al rosario, quando non arriviamo con il rosario, con l'atto d'amore. Ecco allora che noi possiamo ogni giorno ammassare tesori, tesori di amore, di grazia. E la preghiera è fatta bene, questo è molto importante, non quando sentiamo consolazioni, ma quando ci mettiamo impegno. Non quando siamo attenti, ci sembra di essere attenti, ma quando ci mettiamo impegno, perché il Signore prende sempre l'impegno e la buona volontà, anche se poi i risultati sono un po' disastrosi, però se ci abbiamo messo buona volontà, quella preghiera è fatta bene. Ecco allora, si legge in un libro che era uno dei due libri prediletti da San Gabriele della Dolorata, il libro si intitola L'amore di Maria, l'autore è un camaldolese, un eremita camaldolese del Settecento circa. Ecco, in questo libro si legge come i teologi insegnano che ogni atto d'amore raddoppia il nostro capitale d'amore. Quindi se ho un capitale d'amore pari a 2, con un atto d'amore passo a 4, un altro atto d'amore passo a 8 e così via dicendo. Ecco come pensiamo con il rosario, ecco quanto possiamo crescere in questo capitale d'amore. E pensiamo all'Immacolata fin dal suo concepimento che amava Dio e continuava ad amarlo con atti incessanti d'amore. Al termine della sua vita sarà arrivata, dice questo autore del libro, a un numero che forse quasi è impossibile enumerare, ecco quanto grande era il capitale d'amore dell'Immacolata. Quindi noi possiamo raddoppiare questo capitale d'amore istante dopo istante, con la nostra preghiera, sempre a nostra disposizione. Con un atto d'amore, un atto d'abbandono, un atto di fiducia, dire anche soltanto Gesù confido in te, pensaci tu, come raccomandava Don Lolindo Ruotolo. E in questo modo noi trasformeremo il nostro tempo in amore. I nostri rosari, i nostri atti ripetuti d'amore, la preghiera del cuore, ci consentiranno di crescere sempre di più nell'amore di Dio. Ci consentiranno di uscire sempre più da noi stessi e così noi dimostreremo di essere veramente saggi, di essere veramente avveduti, cioè di mirare alla cosa più importante. E la cosa più importante non è la salute, va bene, è importante anche quella, ma la cosa più importante è amare, crescere sempre di più nell'amore. Ecco il tesoro più importante, quello che non ci verrà mai tolto, quello che rimarrà per la vita eterna, il tesoro dell'amore di Dio. Continuiamo la riflessione di questa mattina, quindi stavamo pensando come uscire fuori da noi stessi, come Gesù era fuori di sé. Quindi anche noi dobbiamo essere fuori da noi stessi, amando con tutto il cuore. E vediamo, continuiamo a meditare come crescere nell'amore. Quanto più cresceremo nell'amore, tanto più aumenteremo i meriti per la vita eterna.
Ecco, dobbiamo vedere dunque la cosa più importante. Ecco, come crescere nell'amore e come recuperare il tempo perduto. Un sacerdote che voleva molto bene la Madonna, un certo Monsignor Bartolomei, diceva che per intercessione dell'Immacolata noi possiamo ottenere una grazia grandissima. Quale grazia? La grazia di giungere all'unione con Dio e a quella perfezione alla quale si sarebbe giunti se avessimo sempre corrisposto alla grazia di Dio. Quindi una grazia veramente enorme. In poche parole, la Madonna ci può far recuperare la grazia perduta e rinnova completamente la nostra vita, ottenendoci la grazia di un cielo nuovo ed una terra nuova nella nostra vita. Ecco, riporto proprio le parole di questo sacerdote. Diceva così, scriveva così: una sola Ave Maria che la Madonna mi aiutasse a recitare sarebbe bastante a compiere questo divino portento di un cielo nuovo ed una terra nuova nel piccolo e pur smisurato mondo mio interiore. O mia dolcissima madre, questa grazia mi affascina tanto. O Maria, io mi nascondo tra le tue braccia e ad occhi chiusi intendo domandarti questa grazia ad ogni istante. Certo, è una grazia enorme poter giungere a quella perfezione alla quale saremmo giunti se avessimo sempre corrisposto alla grazia di Dio. Una grazia enorme, ma possiamo sperarla, questa grazia, dalla bontà della Madonna. Ecco, Monsignor Bartolomei diceva che non si può dubitare di questa possibilità. La Madonna, attingendo alla sua pienezza di grazia, ci può ottenere ogni bene, più di quanto possiamo immaginare o sperare. Quindi ecco, Dio e quindi la Madonna possono arricchire in un attimo un'anima che in loro confida. E Monsignor Bartolomei chiamava questa grazia con il nome di aggiornamento della grazia. Siamo un po' in clima di aggiornamenti, ecco, dobbiamo essere aggiornati anche noi, ma soprattutto aggiornati nella grazia, quindi recuperare tutte quelle grazie che abbiamo perduto lungo il nostro cammino. Ecco, certo, noi non sapremo mai se abbiamo ricevuto questa grazia, ma la possiamo sperare dalla bontà della Madre nostra e possiamo e dobbiamo chiederglielo ogni giorno, ogni istante nella preghiera. In sostanza, la Madonna ci farà recuperare gli anni perduti malamente e facendoci arrivare a un intensissimo grado d'amore, tale da raggiungere l'unione con Dio che avremmo avuto se avessimo sempre corrisposto alla grazia di Dio. Quindi, in poche parole, la Madonna ci fa raggiungere questo intenso, molto molto intenso grado d'amore. E questo dunque è l'argomento più importante, lo scopo della nostra vita terrena: crescere sempre più nell'amore. Stamattina abbiamo visto che si cresce nell'amore con la confessione, con la comunione, con la preghiera che è sempre a nostra disposizione. E ecco, e proseguiamo su questo argomento considerando che l'amore, chi è che ce lo dona? Ce lo dona lo Spirito Santo, che è l'amore reciproco tra il Padre e il Figlio. Ce lo dona e ce lo accresce con il dono della pietà. Sapete, il dono della pietà, uno dei sette doni dello Spirito Santo, perfeziona il nostro amore e ci fa amare di un amore tenerissimo Dio e tutto ciò che Dio ama, di amarlo in qualche modo con il cuore stesso di Gesù.
E quali sono le condizioni per ricevere lo Spirito Santo? Sostanzialmente sono due le condizioni. La prima condizione è quella di pregare incessantemente. Poi la seconda condizione è quella di compiere la volontà di Dio. Vediamo adesso la prima condizione, quella di pregare incessantemente. E per questo punto non trovo nulla di meglio che una pagina del famoso libro dei racconti del pellegrino russo. Verso la fine di questo libro si legge queste parole, si leggono queste parole così belle, così profonde. Per essere graditi a Dio non occorre far altro che amare. Sant'Agostino dice: ama e fa quello che vuoi. Infatti, chi ama veramente non può e non vuol far niente di sgradito al suo amato. Ma poiché la preghiera è appunto effusione di amore, si può allora dire con ragione e praticamente prega e fa quello che vuoi. Quindi in tal modo noi otterremo il fine della preghiera, ovvero la santificazione. E l'autore di queste pagine sintetizza questo suo pensiero in alcuni punti. Primo punto: prega e pensa quello che vuoi. Il tuo pensiero sarà purificato dalla preghiera. La preghiera illuminerà la mente, placando e scacciando i pensieri importuni. Quindi dobbiamo pregare per essere difesi nella mente, perché il fronte della battaglia che combattiamo è la nostra mente. È lì che il demonio sferra i suoi attacchi più formidabili. Ecco, dunque, per scacciare i pensieri importuni, purificare la nostra mente, ecco, purifichiamola la mente con la preghiera. Nulla c'è di più potente per questo. San Giovanni Climaco, famoso santo dell'antichità, diceva: vinci i nemici della mente con la preghiera di Gesù. Non c'è altra arma contro di loro. Secondo punto: prega e fa quello che vuoi. In questo modo le nostre azioni saranno gradite a Dio, utili e salvifiche. La preghiera frequente, di qualunque tipo essa sia, non resterà senza frutti. Ecco perché la preghiera ci illumina, ci fortifica e infonde in noi il volere e l'operare secondo i benevoli disegni di Dio. Terza affermazione: prega e non logorarti nel tentativo di sconfiggere le passioni con le tue sole forze. Da soli noi non riusciremo mai a domare le nostre passioni, bisogna pregare. Quindi ecco, si potrebbe fare questa domanda, vediamo se siete bravi nella risposta. Dobbiamo essere virtuosi per amare o dobbiamo amare per essere virtuosi? Sicuramente dobbiamo amare per essere virtuosi e quindi pregare per essere virtuosi, perché l'amore sostanzialmente è la preghiera, quindi l'amore verso Dio. Quindi, ecco, se vogliamo correggerci, se vogliamo estirpare i vizi, l'unico modo è pregare. Prega così come sei, in quel momento, ma prega. E la preghiera ti estirperà i vizi. Poi, quarta affermazione: prega e non temere nulla, né le disgrazie, né i rovesci della fortuna. La preghiera ti difenderà e li allontanerà da te. Ricordati di Pietro che rischiò di annegare per la sua mancanza di fede, di Paolo che pregava in prigione e via dicendo. Quindi la preghiera ci salva, preghiamo e non dobbiamo temere nulla. Quinta affermazione: prega come preferisci, ma prega sempre.
Quindi non turbarti per nessun motivo, ma sii sempre sereno. La preghiera risolverà ogni cosa e ti istruirà. Ecco, e poi è importante sapere appunto che la preghiera in qualsiasi modo purifica, eleva, ci avvicina a Dio. Diceva Sant'Alfonso di Liguori che non occorre essere amici di Dio per pregare, ma la preghiera stessa ti renderà amico di Dio. Quindi se vuoi diventare veramente amico di Dio, prega, e prega molto. Poi andiamo alla sesta e ultima affermazione, molto pratica. Osserva che tutto il tempo in cui sei desto fosse accompagnato dalla preghiera, non ne rimarrebbe non soltanto per compiere azioni peccaminose, addirittura non ti rimarrebbe nemmeno il tempo per pensare alle occasioni peccaminose. Quindi ecco, tutto questo ci viene dalla preghiera. Preghiamo bene, preghiamo sempre e riceveremo lo Spirito Santo, e ricevendo lo Spirito Santo crescerà sempre di più il nostro amore. Veniamo al secondo punto. Allora, il secondo punto è questo: rimanere nella volontà di Dio. Rimanere nella volontà di Dio significa fare il nostro dovere quotidiano con grande amore, accompagnato da tanti atti d'amore. Appena ci allontaniamo dalla volontà di Dio, allora perdiamo, per così dire, usiamo questo termine moderno, la connessione con lo Spirito Santo. E noi dovremmo avvertire quando perdiamo questo contatto con lo Spirito Santo. Giuseppe Scrivers così affermava: «Anima mia, non cercare lontano la tua santità. Essa ti circonda da tutte le parti. Tutti gli avvenimenti della vita ne sono pieni. L'ordine eterno di Dio su di te ti è comunicato ad ogni istante dai tuoi doveri quotidiani». E con una frase molto bella, espressiva, così insegnava: «Una vita intera da santificare è l'istante attuale da consacrare a Dio». Ecco, allora faccio una sintesi finale di tutto quello che ho detto finora oggi. Quindi la santità consiste nell'amare, amare sempre di più. La cosa più intelligente da fare è amare e crescere sempre di più nell'amore. La più grande avvedutezza manifesta proprio in questo: cercare di amare sempre di più. Come fare per amare sempre di più? Curare bene le nostre confessioni, curare bene le comunioni, preparazione e ringraziamento, quindi prepararsi, diventare capacità in modo tale che Gesù sia torrente che rompe dentro di noi. E poi fare bene i ringraziamenti e quindi ascoltare Gesù che vuole parlare al nostro cuore e unirsi alla preghiera di Gesù che prega per noi incessantemente il Padre. E poi pregare continuamente, così come possiamo, con il rosario, con gli atti di amore, con le giaculatorie, con la meditazione, parlare familiarmente con Gesù e la Madonna durante tutto l'arco della giornata. Ecco, allora, in questo modo noi trasformeremo nell'oro dell'amore tutto quello che troveremo nel corso della giornata, tutto il nostro dovere quotidiano, dal più semplice e monotono al più importante e impegnativo. Ecco, chiediamo quindi alla Madonna che ci ottenga questa grande grazia di un intensissimo atto d'amore, in modo tale di arrivare a quella unione con Dio alla quale saremmo giunti se avessimo sempre corrisposto all'amore di Dio. La Madonna questa grazia ce l'ha nel suo cuore. Domandiamola con fervore e fiducia.